Buonasera ai telespettatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Telescopio. Questa sera con noi ha Alberto Patruno, che ha alle sue spalle una grandissima esperienza amministrativa nel Comune di Napoli, ma che oggi è qui nella sua veste di presidente di Assoimpredia, questa associazione che riunisce moltissime imprese che si occupano di verde pubblico e che è anche collegata a Coldiretti e quindi ha anche un filone legato a quello alimentare. Il verde pubblico e quindi tutte quelle che sono le problematiche che purtroppo, ahimè, abbiamo imparato a conoscere nella nostra città in particolare e nella nostra provincia in particolare. Chiedo a Alberto un piccolo, diciamo, come dire, profilo dell'associazione per farla conoscere maggiormente ai nostri telespettatori. Buonasera, grazie ad Alberto. Io sono il segretario nazionale, non presidente dell'associazione, per non togliere i titoli al nostro presidente di Ravenna, Gianluca Bartolini. È un'associazione che è nata nel 2011, un'associazione formata principalmente da imprese su tutto il territorio nazionale che si occupa di manutenzione e realizzazione del verde, da diversi anni anche della conservazione dei giardini storici, ma non di minore importanza è tutto il discorso anche della difesa dell'ingegneria naturalistica per la tutela del nostro territorio. È un'associazione che racchiude quasi il 90% della manutenzione delle infrastrutture verdi della nostra, del nostro stivale Italia, e in particolare è molto concentrata anche sul lavoro di educazione e informazione su quello che è il verde urbano all'interno delle città, che oggi è sempre più quotidiano alla luce anche degli ultimi episodi, che anche un albero diventa un killer se non viene manutentato e preservato. Ecco, proprio da questo punto di vista, diciamo, voi avete praticamente una convenzione, gestite tutto quello che è il verde pubblico di Milano, le vostre imprese, che ho letto gestiscono praticamente, hanno in affidamento la gestione e la manutenzione del verde pubblico e anche di aree limitrofe al verde pubblico, le aree per i bambini e quant'altro, e al comune viene lasciato il compito di controllo delle vostre operazioni. E leggevo che all'interno di questa azione di manutenzione voi fate anche uno screening di quelli che sono, diciamo, lo stato degli alberi, una specie di check-up, uno screening che ha una valenza biennale e che appunto grazie allo stesso possiamo verificare tutte quelle che sono, diciamo, le criticità dell'albero. Tu ricordavi purtroppo quegli episodi tragici che hanno visto coinvolto, ahimè, donne e ragazzi della nostra città. Sono episodi che lasciano tutti quanti un amaro in bocca incredibile, perché obiettivamente morire perché un albero cade è qualcosa di realmente assurdo. Ora, senza fare processi a qualcuno e nei confronti di qualcuno, senza voler additare l'amministrazione comunale di qualcosa, ti chiedevo se è possibile immaginare un determinato approccio come quello che avete nel Comune di Milano e in altre realtà con l'amministrazione comunale di Napoli, che da questo punto di vista, ahimè, tutte le indagini dimostrano che è carente negli organici, è carente nelle manutenzioni, per tutta una serie di motivazioni che in questo momento non voglio toccare, ma ti chiedo se immaginate di affrontare una determinata situazione col Comune di Napoli. Noi come associazione stiamo portando avanti queste battaglie di far sì che almeno i comuni sanno come fare le gare e in che modo privilegiare e tutelare l'ambiente. Io faccio un esempio: manutentare il verde, un albero, un giardino, un parco non è come una strada, perché quando si fa la manutenzione di un marciapiede, di una mattonella, di un asfalto, si può anche comprendere che ci possa essere un ribasso su una gara del 40, del 50%. Noi riteniamo invece che sulla manutenzione del verde ci debba essere un lavoro di qualità e di progettazione. All'epoca il sindaco Pisapia ci ha ascoltato, ha fatto una gara a Milano di 4 lotti dove ha inserito 2 aspetti fondamentali: quello proprio di preservare e curare gli alberi monitorandoli con le nuove tecnologie, e dall'altro un'altra componente importantissima, che era quello di inserire nell'appalto
anche un aspetto comunicativo, di dare ai cittadini l'importanza del verde, il valore del verde all'interno di una città. Ovviamente questo non viene fatto in tutte le città, non per difendere Napoli, che sicuramente non è da difendere, però Roma, Napoli, assistiamo quotidianamente che il verde è diventato l'ultima priorità. Invece per rendere vivibile anche da un punto di vista turistico le nostre città c'è bisogno di manutentare il verde, prima di tutto per la sicurezza statica. Come dicevi tu, che anche un albero può diventare un killer, diventa una cosa assurda in una città europea come la nostra, come quella di Roma e come tante altre grandi città d'Italia. E investire i soldi. Io faccio un esempio, la tassa di soggiorno del Comune di Napoli era stato deciso in Consiglio Comunale dalla sua maggioranza che una quota parte dovesse essere assegnata al verde. Circa 3 milioni e mezzo sono state accantonate e poi utilizzato per altro. E poi assistiamo alla chiusura, un esempio per tutti, dell'abbattimento dei pini del Virgiliano, la chiusura del Virgiliano. Ovviamente questo non accade solo a Napoli, ma accade in tutte le grandi città, come tu dicevi, dove il personale è ridotto, le risorse sono meno e perciò c'è bisogno di esternalizzare dei lavori come questi, appunto, della manutenzione del verde. E infatti, proprio ricordando, diciamo, il vostro lavoro su Milano, parlo di Milano perché è una grande città paragonabile appunto a Roma, a Napoli, a Torino, cioè non parliamo del piccolo centro dove per certi aspetti è tutto più facile. Leggevo che era stato fatto proprio un'anagrafe degli alberi e dove messa online, dove il cittadino poteva vedere qual era lo stato dell'albero sotto casa, qual era la situazione, quello che l'amministrazione riteneva che bisognava fare su quell'albero. Quindi, come dire, dare una certezza a tutti, ma anche tutte quelle serie di informazioni relative al verde pubblico che, di cui tutti quanti riconosciamo l'importanza. Città verdi sono città più vivibili, città dove gli alberi, come dire, rientrano in un contesto urbano qualificato, danno un aspetto alla nostra città di tutt'altro tenore e anche garantiscono una migliore qualità dell'aria e quindi della vita di per sé. Ritornando al discorso dell'anagrafe degli alberi e ritornando a quella che è la situazione napoletana, ti domando, ma secondo te questo è praticamente fantascienza, immaginare una cosa del genere a Napoli, o prima o poi ci arriveremo grazie a un'amministrazione sensibile da questo punto di vista? Oh, purtroppo è da rilevare che esiste oramai una legge nazionale che prevede appunto che i comuni hanno l'obbligo di fare il censimento degli alberi ad alto fusto e basso fusto, proprio per prima di tutto avere un censimento reale e quando appunto si fanno le gare di sapere cosa si mette a gara dal punto di vista economico, visto che le ristrettezze economiche sono tante nei comuni. Ma dall'altra parte è principalmente importante per vedere la staticità e la qualità dell'albero. A Milano questo è stato fatto, accolto e inserito in questi quattro lotti che sono andati a gara. Il Comune di Napoli, su nostra richiesta, ha iniziato un piccolo censimento a macchia di leopardo e anche a Roma. Il problema è che non è che un censimento si improvvisa, ci sono proprio delle leggi stabilite dal Ministero dell'Ambiente, la legge 10 del 2013, dove nasce addirittura pure come festa nazionale la festa dell'albero, e dove ci sono proprio i criteri, gli strumenti europei per poter permettere di fare questo censimento. Perciò non deve essere un qualcosa di cartaceo o di improvvisato, ma c'è bisogno di rispettare quelle che sono leggi dello Stato, prima di tutto per la sicurezza dei cittadini. È certo, è certissimo. La vostra associazione, mi sembra di ricordare che sia anche impegnata, diciamo, da un punto di vista di divulgazione e di educazione. Pensate, un'educazione è fondamentale, lo sappiamo benissimo da tutti i punti di vista, partendo non è un semplice slogan, ma partendo dalle scuole, perché, diciamo, se noi insegniamo ai bambini, ragazzi, qual è il giusto rapporto con il verde, possiamo avere la speranza che un domani, in ogni caso, le nostre città siano migliori di quelle che sono adesso. Immaginate di intraprendere all'interno delle scuole passaggi divulgativi di questo tenore, lo state facendo o pensate che in futuro potete organizzarlo? No, proprio da quest'anno abbiamo iniziato, proprio come dicevo prima, che l'associazione sia fatta da imprenditori, professionisti e non profit,
all'ultima festa dell'albero del Ministero, grazie al Comitato Verde Pubblico guidato dal dottor Massimiliano Atelli, abbiamo portato a Napoli una delle quattro tappe degli Stati Generali del Verde in una scuola di periferia di Barra, ed è stata un'esperienza bellissima perché abbiamo portato nella scuola tutte le istituzioni, tutte le realtà e anche delle associazioni, una di Torino, una di Roma, che di cittadinanza attiva proprio nel discorso e nell'ottica di educazione e di preservazione del verde. Ma la cosa bella è che è nato un rapporto così immediato col segretario generale del Ministero dell'Ambiente, che poi abbiamo invitato tramite l'ISPRA una delegazione di questi ragazzi al Senato per presentare il rapporto proprio sui rifiuti e sull'ambiente. Questo è importante per far capire che la Campania e Napoli purtroppo viene spesso alle cronache, come tu ben sai, solo per la terra dei fuochi e non per quelle che possono essere le campagne per creare appunto una classe dirigente, direi, più che un senso civico, futura, più attenta a queste problematiche. Ecco, tu parlavi proprio di classe dirigente futura. Vorrei fare un piccolo passaggio, diciamo, di natura più politica che altro. Noi in Italia, e tu ne sei stato un grande esponente, abbiamo avuto il Partito dei Verdi, che in determinati periodi della nostra diciamo, legislazione ha avuto anche diciamo, incarichi di governo importanti e risultati elettorali di un certo rilievo. Non ha mai raggiunto i rilievi che hanno avuto, per esempio, partiti dello stesso tipo in paesi nordici, penso alla Germania, ma alla stessa Francia e ai paesi del nord Europa, dove effettivamente anche ultimamente in Germania i risultati sono stati addirittura a doppia cifra per questi partiti. Devo dire la verità e ti dico la mia opinione, io ritengo addirittura che sia quasi una sconfitta per la società che ci debba essere un partito di nome Verdi nel panorama nazionale, ma non perché lo ritengo sbagliato, perché ritengo che siano delle tematiche, soprattutto da 10-20 anni a questa parte, di tale importanza da tutti i punti di vista. Tu parlavi appunto della staticità, cioè le cronache italiane stanno lì a dimostrare che una gestione non attenta del territorio, al di là del verde semplicemente inteso giardino, ogni anno ci costa milioni e milioni in disastri e quindi in ipotetiche ricostruzioni e certe volte anche in vite umane. Per cui io penso che in tutti i partiti ci dovrebbe essere una visione del territorio più o meno, tra virgolette, spinta in tal senso. La tua esperienza cosa ti dice al riguardo? Cioè, nel senso che oggi nel panorama politico nazionale tu riscontri un certo tipo di interesse in tal senso, vedi che c'è un, come dire, una politica che si avvicina al territorio in maniera diversa o riscontri ritrosie come in passato? Io penso che ci sia un problema di base culturale, cioè, faccio due esempi. Dopo l'industrializzazione il Partito dei Verdi in Italia non ha avuto quel salto di qualità che è successo e ci raccontiamo anche oggi e vediamo i risultati come in paesi anglosassoni o del nord Europa. Oggi più di prima l'Italia è sempre in ritardo perché viviamo un momento in cui anche in questi paesi dove il Partito Popolare o il Partito Socialista va in difficoltà alle scorse elezioni trova un Partito dei Verdi che riesce a prendere un consenso. Questo significa che negli ultimi 20-25 anni non siamo riusciti a capire quello che io ammetto, anche facendo un po' di autocritica, avendo fatto parte di questo partito, di puntare su quello che era la green economy, le imprese verdi, che oggi appunto per altre diciamo, passioni sto seguendo da anni lavorando, perché penso che in un paese in cui l'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il buon mangiare e diciamo, i prodotti agroalimentari dovrebbero essere, diciamo, lo stimolo del perché tanti partiti e tanti politici dovrebbero puntare su questo, anche perché statistiche alla mano dimostrano che il futuro è appunto sull'imprenditoria verde. L'Italia non è conformata dal punto di vista economico e imprenditoriale dove potremo fare chissà quale grandi industrie o fabbriche per ricreare occupazione. Al massimo si potrà puntare appunto su
imprese di qualità, di alto profilo e di alta tecnologia e ricerca, ma non su industrie che risalgono appunto a periodi oramai superati e passati. Ecco, tu accennavi all'agroalimentare. Voi avete tra i vostri rapporti anche uno stretto rapporto con Coldiretti. L'agroalimentare in Italia ha sempre rappresentato un'eccellenza. Adesso, diciamo, con il biologico si è aperto anche un altro scenario in tal senso. I nostri prodotti sono fortemente apprezzati all'estero e le imprese che sviluppano non solo bio ma anche culture tradizionali, quando lo fanno seriamente e con passione e nel rispetto della tradizione culinaria e agroalimentare italiana, hanno successo. Dall'altro punto di vista c'è il problema della contraffazione. La contraffazione alimentare, che costa al nostro paese milioni e milioni di euro, per non dire miliardi, di mancati introiti, e che comporta una grossissima difficoltà alle nostre imprese per affrontare mercati stranieri con maggiore successo, col successo che meritano i loro sforzi e la loro capacità produttiva. Da questo punto di vista, come associazione e come Coldiretti, come vi ponete rispetto a questo grande problema? Noi collaboriamo con la Coldiretti perché c'è una particolarità che ci accomuna. Sembra una cosa tecnica, ma il 90% dei dipendenti delle nostre aziende, perciò noi ci differenziamo dall'edilizia tradizionale, hanno un contratto agricolo. Da qua nasce il nostro rapporto con la Coldiretti, una delle confederazioni più importanti del settore. Sul discorso delle frodi agroalimentari, è un fenomeno oramai in un mondo globalizzato che si amplifica sempre di più. Voglio dare alcuni numeri per renderci conto di cosa parliamo. Solo nel 2018, nel primo rapporto, ci sono circa 9,7 milioni di litri di bevande e 3.620 tonnellate di prodotti alimentari contraffatti in 67 paesi del mondo. Cioè, significa che ci sono dei dati oramai che lasciano veramente preoccupare i cittadini. Un altro dato che crea questa preoccupazione è proprio che un cittadino su 5 viene appunto coinvolto in questa frode alimentare, nel senso che compra prodotti agroalimentari falsi o contraffatti. O addirittura c'è ancora un dato più preoccupante, che è quello appunto della percezione che il cittadino. Siamo a una percezione che l'88% del cittadino, del padre, della madre che va in un supermercato, ha la paura di comprare un prodotto contraffatto. Tutto questo si può combattere in due modi: etichettando bene il prodotto, non solo il prodotto europeo ma anche quelli che transitano nell'Europa, e una legislazione con delle, diciamo, sanzioni più gravi per coloro che vengono prese. Un fenomeno però, diciamo, complesso e tutto sempre molto italiano, è proprio che oramai anche su questo settore c'è un'attenzione della mafia. Della mafia perché è un modo di controllare il territorio. Se si pensa che appunto il fenomeno dell'agroalimentare italiano riguarda 42 miliardi di euro all'anno solo in Italia, e a livello mondiale, sempre in Made in Italy, raggiunge quasi somme quasi come 100 miliardi di dollari, perché c'è tutto il discorso poi del falso Made in Italy, non quello appunto. Tutti questi numeri fanno capire non solo che c'è bisogno di una interazione di tutte le forze dell'ordine del settore, non solo italiano, per monitorare e garantire su questa sicurezza alimentare, ma c'è bisogno anche di una legislazione più rigida e severa nei confronti di coloro che vengono appunto colti in fragranza o arrestati su queste materie. Ecco, da questo punto di vista, per concludere, volevo chiedere se come associazione che a livello nazionale opera con tanto successo su questi argomenti così importanti, avete appunto, diciamo, delle interazioni con quelli che sono i ministeri competenti per cercare di porre rimedio a tutte queste serie di anomalie e problematiche che tu giustamente evidenziavi. Sì, il nostro lavoro è proprio quello di interagire con i ministeri. I tre ministeri di riferimento sono appunto quello delle infrastrutture, riguardo appunto a quello che dicevamo prima, la manutenzione delle infrastrutture verdi, delle ferrovie, delle autostrade. Ma i due più significativi sono appunto il Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura, che si intreccia proprio su questo aspetto sia dell'alimentazione, del verde e dell'ambiente,
che negli ultimi periodi è diventata, diciamo, una cosa molto attenzionata e sentita da tutti, non solo appunto dalle istituzioni ma anche dai cittadini quotidianamente, perché oramai è dimostrato che anche un albero, un aiuolo in più, un tetto verde in più su un condominio può ridurre quelle che sono le emissioni appunto degli scarichi di gli alberi, delle auto, dei condomini, che creano appunto problemi in via respiratoria. Sono cose non più, diciamo, per sentito dire, ma sono elementi dimostrati anche da istituti importanti come il CNR e da altri istituti importanti che rilevano queste problematiche. Perciò l'alimentazione e quello che respiriamo oramai sono diventati, per la sicurezza della salute dei cittadini, una priorità per tutti noi. Va bene, io ringrazio Alberto per questa piacevole e interessantissima chiacchierata, con la speranza che prima Napoli e poi l'Italia tutta possa, diciamo, fare propri degli esempi positivi che ci sono anche nella nostra città, ringraziando il cielo, e quindi che le nostre città diventino più a misura d'uomo e meno inquinate, e quello che mangiamo sia migliore, e che le nostre imprese possano fare business nel rispetto delle norme con un successo sempre maggiore. Do a tutti i telespettatori appuntamento alla prossima puntata di Telescopio. Grazie per l'attenzione.